In tanti per la Pasquetta hanno scelto di visitare uno dei tanti musei molisani aperti, molte presenze agli scavi della cattedrale di Isernia. Il Borgo dei Borghi, grande successo per Monteroduni, che si classifica all'ottavo posto da quest'anno, è uno dei paesi più belli d'Italia. Verso le comunali a Venafro, tra Viscione e Ferreri, sfuma l'ipotesi di una lista unica, intanto la questione del 118 irrompe nella campagna elettorale. Nelle pieghe del cielo, alla Galleria Spazio Arte Petricca, in esposizione la personale dell'artista Tommaso Cascella. A Mar della Plata, la sesta edizione di Cammina Molise in Argentina, centinaia di partecipanti, sia quelli partiti dalla nostra regione, sia gli argentini di origine molisana. Benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale, buon lunedì in albis a tutti. Apriamo con ormai il caso della demedicalizzazione del 118 e con grande preoccupazione che la CISL FP Abruzzo Molise, si legge in una nota, prende atto delle innumerevoli polemiche che si stanno susseguendo nelle ultime ore riguardo alla riorganizzazione del servizio di emergenza 118 del Molise, in particolare per la demedicalizzazione della postazione 118 di Venafro a favore di una postazione con personale medico ad Agnone. Riteniamo invece che la riorganizzazione del sistema di emergenza 118 debba essere effettuata su base regionale e che ogni postazione debba essere adeguatamente equipaggiata per garantire un servizio di soccorso avanzato 24 ore su 24. Cambiamo argomento, in tanti per la Pasquetta hanno scelto di visitare uno dei tanti musei molisani aperti, presenti anche numerosi turisti. Una Pasquetta diversa per tanti molisani, quest'anno complice anche il maltempo, hanno scelto di sostituire alle classiche scampagnate una visita al museo e qui ci troviamo al di sotto della cattedrale di Isernia dove ci sono gli scavi e in tanti in questo fine settimana sono arrivati qui per vedere queste bellezze. Le guide turistiche ci hanno detto che sono stati oltre 150 in questi giorni i visitatori che sono arrivati qui. Ecco qui potete vedere che c'è un gruppo di turisti che si trova qui al di sotto della cattedrale e c'è l'archeologo Luca Inno che sta spiegando i dettagli appunto degli scavi, di questi bellissimi scavi che ci sono qui sotto. Un gruppo di turisti che ha scelto una Pasquetta alternativa perché qui a Isernia per vedere questo meraviglioso sito, questa colonia latina. Da dove venite? Dalla provincia di Bari, da Conversano. Che cosa ne pensate? Vi è piaciuta questa visita? Assolutamente sì, è stata un'autentica sorpresa. E abbiamo così visto quello che non ci aspettavamo di trovare ed è stato per noi veramente molto molto piacevole. Questo è stato solo un primo appuntamento perché già avete sottolineato come a breve tornerete in Molise. Sì, abbiamo intenzione di visitarlo meglio perché sappiamo che è bellissimo, però non lo conosciamo bene. Quindi oggi, anche grazie alla nostra guida, abbiamo scoperto un paese ricco che ci aspetta la prossima estate. Tante persone questo fine settimana pasquale hanno scelto di visitare i nostri siti archeologici, complice anzi grazie anche al cattivo tempo. Come sta andando? Ma io siamo veramente molto soddisfatti perché nelle tre giornate di apertura straordinaria del sito archeologico sottostante la cattedrale abbiamo totalizzato circa 150 persone. E ad oggi la giornata ancora non è finita e spero che infatti si vedano ancora già gente che scende giù nel centro storico. Diciamo che non è una sorpresa per noi perché sappiamo che comunque in queste giornate particolari le persone preferiscono venire in città e noi siamo sempre molto più contenti di riuscire a offrire un servizio ai turisti che vengono qui a Isernia. Ci siamo spostati al Museo Archeologico di Santa Maria delle Monache, anche il museo qui al centro storico di Isernia è aperto, tantissimi visitatori per un fine settimana pasquale all'insegna della cultura.
Anziano perde il controllo della sua auto lungo la statale 645 all'altezza di Campo di Pietra e rimane incastrato nell'abitacolo, salvato dai vigili del fuoco, protagonista della brutta avventura accaduta ieri. Un anziano della provincia di Campobasso, salvato dai vigili del fuoco che l'hanno tirato fuori dalle lamiere e per fortuna non ha riportato alcuna lesione, ha pure rifiutato il trasporto al Cardarelli ed è stato medicato sul posto dai sanitari del 118. Verso le comunali a Venafro, nel confronto decisivo tra Viscione e Ferreri, sfuma l'ipotesi di una lista unica, intanto la questione del 118 irrompe nella campagna elettorale. Vediamo i dettagli nel servizio di Domenico Marzocchella. Comunali a Venafro. Sembra sfumare il progetto di convergenza in un'unica lista delle compagini guidate da Luigi Viscione e Anna Ferreri. L'architetto, presidente della Proloco e l'esponente della minoranza a Palazzo Cimorelli, alla fine del secondo incontro, che doveva essere quello dell'intesa, si sono salutati con un arrivederci che sa tanto di addio. Intanto ci siamo quasi. Con la presentazione delle liste sabato 15 aprile inizierà ufficialmente la campagna elettorale. Tra le tante incertezze ancora da risolvere sul numero e il profilo delle compagini in lizza, qualche punto fermo c'è riguardo ai due principali temi che animeranno, anzi accenderanno, il confronto tra i candidati sindaco. Ognuno, più che soluzioni impossibili considerato il limitato potere di intervento dell'ente comune in quegli ambiti, proporrà dichiarazioni di intenti. Saranno, ci scommettiamo, tutte condivisibili. La prima questione è quella ambientale. L'inquinamento, in certi terreni addirittura la contaminazione da metalli pesanti, emersa dal report della Procura della Repubblica, oltre all'apprensione della popolazione, naturalmente non solo di Venafro, si ripercuote sullo stesso diritto alla salute. Diritto alla salute a rischio compromissione, a cui è legata a filo doppio anche l'altra questione che in questi giorni sta monopolizzando l'attenzione dell'opinione pubblica: la demedicalizzazione del 118 del Santissimo Rosario durante le ore notturne. In caso di emergenza, non poter contare sull'assistenza di un medico nella postazione di Venafro in quella fascia oraria inquieta e spaventa i residenti dell'intero comprensorio. La decisione di sindaco e giunta uscenti di devolvere le indennità per il 118 notturno è già tacciata dai competitor come mera strumentalizzazione a fini elettorali e siamo solo all'inizio. E a proposito di prossime elezioni, ultimi giorni per la presentazione delle liste in vista delle amministrative del 14 e 15 maggio, il termine infatti fissato alle ore 12 di sabato 14 aprile. In Molise sono 15 i comuni chiamati a scegliere sindaco e consiglieri, 10 in provincia di Campobasso e 5 in provincia di Isernia. Ora parliamo del Borgo dei Borghi, grande successo per Monterodoni che si classifica all'ottavo posto da quest'anno e uno dei paesi più belli d'Italia. Castello Pignatelli, Eddie Lang Jazz Festival, cultura, tradizione e natura. Nel 2023 Monterodoni è l'ottavo borgo più bello d'Italia. La finalissima in onda la sera di Pasqua su Rai 3 ha visto la partecipazione di 20 borghi italiani. La vittoria è andata a Ronciglione, in provincia di Viterbo. Nonostante la presenza in gara di centri molto conosciuti e mete turistiche già affermate, Monterodoni ha ben figurato, assicurandosi un posto tra i primi 10. Un ottimo risultato in una rassegna che ormai è diventata una vetrina internazionale e che, giunta ormai alla 10ª edizione, influenza sempre più le scelte di chi decide di andare alla scoperta delle zone più suggestive d'Italia. Tra queste, da quest'anno c'è anche Monterodoni. Già in passato altri centri molisani avevano ben figurato, con Bagnoli del Trigno e Fornelli, arrivati sesti nelle edizioni del 2018 e 2016 e Vasto Girardi nono nel 2017. Storia, tradizioni e natura, un connubio perfetto che ha spinto in tanti a votare per il centro in provincia di Isernia. Dominato dalla maestosità e dalla bellezza del castello Pignatelli, Monterodoni è molto altro ancora: le sue bellissime chiese, il merletto, il folklore e quei paesaggi mozzafiato che offrono scorci da cartolina. E poi c'è quel calore e quell'ospitalità tipica degli abitanti del posto. Insomma, un ottavo posto che certifica che tra i borghi più belli d'Italia da ieri c'è anche Monterodoni, un esempio di quanto il Molise possa dire la sua a livello di attrazione turistica.
Condividiamo le parole del Ministro della Salute Orazio Schillaci rispetto all'esigenza di ridurre le liste d'attesa, definite un problema cogente e annoso. Le strutture private sono come sempre disponibili e pronte a collaborare, lo afferma Barbara Cittadini, Presidente Nazionale di AIOP, l'Associazione Italiana Ospedalità Privata. La Galleria Spazio Arte Petrecca ha inaugurato questo fine settimana la personale di Tommaso Cascella dal titolo Nelle pieghe del cielo. La mostra sarà visitabile dal martedì a sabato dalle 18 alle 20 fino al 22 aprile. Carmen D'Antonino ci racconta le opere in esposizione. Nelle pieghe del cielo di Tommaso Cascella, una mostra penso la più narrativa, la più esperienziale, perché ci ha lasciato veramente tanto quando siamo andati presso il suo studio, Casa Museo a Bomarzo, dove non abbiamo fatto altro che attraversare un viaggio di bagaglio culturale, di esperienze che ha portato qui all'interno della Galleria Petrecca. Le opere di Tommaso Cascella sono delle opere che riecheggiano il primitivo, sono stratificazioni di segni, di simboli, che alludono a una magia con diciamo un significato allegorico importante, perché lui proviene da una dinastia plurigenerazionale di artisti che ha lasciato sicuramente tanto in quella chiave tra il passato e quello che avverrà. Sono delle opere dove c'è praticamente una matrice cubista, surrealista, una matrice primitiva che lui vuole dare all'osservatore attraverso tutte quelle fasi importanti della storia dell'arte. Una frase che mi ha colpito moltissimo è quando ha osservato dicendo: l'arte non ha tempo e se c'è dobbiamo trovarlo nell'arte primitiva oppure nella modernità. L'arte è un qualcosa che debba raccontare anche attraverso non le parole, ma attraverso lo sguardo, attraverso un'immagine. Tommaso Cascella è un artista che parla di arte essenziale. Questo lo fa attraverso una composizione architettonica, cromatica, senza orpelli. Ed è una mostra, diciamo, non americana, insomma, non alla moda. È un tipo di arte, questa è la mia, che appunto si riallaccia alla nostra grande tradizione dell'arte popolare e dell'arte italiana, dell'arte europea, ma direi proprio italiana mediterranea, quindi un'arte giocosa, ottimista e anche così con dei riferimenti totemici, dei riferimenti così a dei segni simbolici dell'acqua, della natura. Per esempio qui ci sono delle pagine di una specie di orto botanico, di raccolta di fiori, poi ci sono qui alle mie spalle c'è una sorta di fondo marino, insomma tutto un immaginario giocato su questi temi. A Isernia ho fatto, cioè mio padre ha fatto alla Piazza della Stazione quella scultura, diciamo sempre come suo solito, una scultura abitabile. E poi mi chiese di mettere una mia scultura sopra la colonna. C'è questo omaggio così anche lì a una sorta di trattore, di uno strumento arcaico del lavoro, un riferimento così a queste terre nella totale poesia e astrazione, insomma. Però ecco, ed è l'unica cosa che ho fatto insieme a mio padre, poi non ho più fatto niente e devo dire me l'ero dimenticato di questa scultura, poi l'ho ritrovata, per cui doppia sorpresa. Un anonimo cittadino molisano ha donato 600.000 euro per completare a Termoli il progetto del villaggio Laudato Si, dedicato ai diversamente abili e alle loro famiglie. All'interno sarà possibile praticare le cure necessarie ai disabili, praticare varie attività sportive e terapiche. Soddisfazione è stata espressa dal vescovo della diocesi di Termoli Larino, Gianfranco De Luca, che ha fortemente voluto l'iniziativa.
Cammina Molise, il format ideato e coordinato dall'Associazione La Terra di Duronia, da anni porta persone da ogni parte d'Italia ed anche dall'estero a camminare in Molise. Stavolta è sbarcato in Argentina. Camminare, suonare, ballare, cantare e conoscere in modo conviviale per rafforzare i legami tra le comunità dei molisani in Argentina e chi vive nei nostri comuni, con l'obiettivo di far nascere un flusso turistico di ritorno capace di dare nuova linfa alla rinascita del Molise. Vediamo ora il video realizzato dagli organizzatori. Vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Il meteo è offerto da Casa di Cura Villa dei Platani Malzoni di Avellino. Previsioni per oggi, lunedì 10 aprile. Per la giornata odierna è prevista variabilità spiccata sulle zone orientali, dove non si escludono deboli precipitazioni, specie lungo la costa. Migliore la situazione sui territori occidentali. Venti forti dai quadranti settentrionali, mare molto mosso. Temperature Campobasso minima 1 massima 10, Isernia minima 3 massima 14, Termoli minima 9 massima 13, Venafro minima 5 massima 16. Previsioni per domani, martedì 11 aprile. Cielo sereno, poco nuvoloso ovunque. Temperature massime in aumento, ma con minime ancora sotto media. Venti in attenuazione con flessioni a sud occidentali. Mare mosso con moto ondoso in diminuzione. Temperature Campobasso minima 0 massima 14, Isernia minima 2 massima 15, Termoli minima 9 massima 15, Venafro minima 3 massima 17. E con il meteo è tutto, grazie per averci seguito, l'appuntamento è alle prossime edizioni del nostro telegiornale.